What We Want nasce nel 1996 ed è un progetto di fotografia e testi che osserva la modificazione del paesaggio sociale osservato come la proiezione dei desideri delle collettività. E fino ad oggi raccoglie immagini realizzate in circa 150 luoghi diversi della Terra e contemporaneamente all'osservazione della modificazione del paesaggio sociale vi è anche un'osservazione sul fotografico, quindi contemporaneamente sotto osservazione c'è la modificazione delle cose che accadono intorno a noi, ma anche la modificazione del linguaggio fotografico nel quale noi osserviamo e riportiamo parte di questi avvenimenti. È ovvio che nell'arco di 20 anni densi di fenomeni storici terribilmente significativi dal punto di vista geopolitico e culturale, c'è stata dal mio punto di vista un'investigazione molto approfondita anche del cambiamento delle questioni sul fotografico. Ecco perché il lavoro poi progressivamente ha accumulato quasi dei generi, delle modalità, delle strategie, delle tattiche dell'osservazione che sono parzialmente non del tutto coerenti con quelle originarie. È uno di quei progetti senza soluzione di continuità, sono nati per diventare una sorta di atlante probabilmente che andrà avanti ancora per molto tempo e che mantenerà sempre questa idea un po' vibrante di bipolarità, cioè dove le cose osservate e il modo in cui sono osservate tendono così a avere una sorta di influenza e di modificazione reciproca. Mostra in stati di tensione, vi è uno dei lavori dell'archivio dell'Atlante What We Want, una delle opere realizzate a Gerusalemme, una delle immagini apparentemente più semplici, più quasi didascalizzabili, descrivibili, è una scena tratta dalla spianata delle moschee, o meglio dalla collina prospiciente, dove un gruppo di giovanissimi militari israeliani, accompagnati da una guida, seduti in una sorta di teatrino che fa da proscenio a questo spazio, discorre probabilmente di storia e di politica contemporanea israelo-palestinese. È letteralmente un'immagine retorica perché è tecnicamente un teatro di guerra a tutti gli effetti, nel senso che questo gruppo di giovanissimi militari minorenni è seduto in un teatro ed osserva una potenziale se non zona di guerra, ma potenziale area di desiderabilità per lo Stato israeliano. E tutti questi giovanissimi ragazzi sono armati di fucile mitragliatore, ma probabilmente anche disarmati da un punto di vista lessicale, culturale, quindi forse ancora sprovvisti di quei paradigmi in grado di fargli comprendere che cosa si sta realmente dispiegando davanti a loro. E quindi, come spesso capita nella mia strategia fotografica, l'immagine è un'immagine chiarissima in tutti i sensi, come sempre fortemente sovraesposta, dove tutti gli elementi sono proporzionati e geometricamente sistemati in modo bidimensionale, frontale, geroglifico, un'immagine da cui non si può sfuggire e dove tutto quanto, come in un'immagine illusoria di un film carpenteriano, è tutto letteralmente davanti a noi, e in realtà probabilmente è possibile letteralmente rivoluzionare, rovesciare l'immagine e darne un'interpretazione completamente opposta. Come sempre nel lavoro che cerco di fare, anche in questa fotografia, c'è un invito, se non quasi una subdola costrizione allo spettatore di partecipazione, di indagare oltre quello che l'immagine nella sua voluta apparente semplificazione mostra, e quindi è, come al solito nel mio lavoro, un tentativo di far capire che le fotografie, anche quelle che hanno un costrutto apparentemente leggibile, sono nient'altro che un allestimento di un dubbio, la costruzione di una domanda alla quale o per la quale lo spettatore è costretto, se non altro, diciamo, gli viene demandata una potenzialità, una possibilità di completamento. L'altra cosa molto importante che abbiamo definito con Carlo Sala nel momento iniziale della progettazione della mostra è stata quella di inserire all'interno di stati di tensione, oltre alla fotografia, la performance che io da sempre realizzo affiancata al progetto What We Want, cioè quella di radicalizzare la fotografia in un artefatto che non si conclude nella cornice, e quindi il testo di geopolitica che accompagna o che
per meglio dire anticipa la fotografia, viene trascritto sul muro del museo, nel caso di stati di tensione al Mufoco, addirittura durante l'opening della mostra, da ragazzini delle scuole medie, quindi in età puberale di sviluppo, con una matita, con un temperamatita, ma non con una gomma da cancellare. E questo, per me, questo coinvolgimento delle scuole e dei ragazzini nella performance del progetto What We Want è anche una modalità, prima di tutto, per ridiscutere sul ruolo politico e culturale dell'arte, no? In questo momento storico nell'Occidente non solo ragazzini di quell'età sono in grado o sono abituati ad affrontare questioni importanti come la fede religiosa o la sessualità, privi di strumenti, e quindi costringerli al confronto con l'arte e la politica che essa in qualche modo trasmette, traduce o porta in scena, diventa una sorta di legge per ristabilire un equilibrio naturale, no, dei percorsi e delle cose. E abbiamo voluto per la prima volta, devo dire, dopo tanti anni nella mostra Stati di tensione, portare la performance non prima dell'inaugurazione ma durante l'inaugurazione, quasi come se diventasse anche questa non un teatro di guerra ma un teatro d'arte, una scena performativa importante, per cui chi visita la mostra vedrà l'opera finale incorniciata, intonsa, volutamente allocata con tutta quella sacralità che l'opera d'arte storicamente ci ha abituato, a quale ci ha abituato, e a fianco in modo disordinato, poco pulito, questa scrittura sul muro, una scrittura farraginosa, complicata, parlo del mio testo originale, spesso non ostica, se non addirittura illeggibile per gli studenti di 11, 12, 13 anni, ma che in qualche modo porta in scena il naturale disequilibrio che l'arte deve richiedere al suo pubblico, agli spettatori. Praticamente dai primi anni della mia attività artistica sono stato ossessionato, anche per motivi proprio di puro piacere, sulla messa in scena della metodologia. Sono dalla metà degli anni 90 convinto che l'espressione o la messa in scena dell'opera compiuta sia spesso ridondante e corre anche un grande rischio di estetizzazione. Mentre credo che in questo momento storico la metodologia, la procedura, il processo sia la parte più potente della narrazione della pratica dell'arte. Da alcuni anni nel biennio di studi curatoriali io di fatto concentro il mio anno di corso sul decoupage della produzione dell'opera d'arte in quattro frasi: intuizione, ricerca, la research for knowledge, la formalizzazione e infine l'installazione come forma di partecipazione. Io do scarsissimo rilievo alle fasi 1 e 3, l'intuizione e la forma, e molta attenzione alle altre due. Per me la research for knowledge, come la chiamava Sarat Maraj, è il momento in cui tutto il magazzino, il bagaglio dei materiali che secondo noi afferiscono a quel dato progetto si accumula. E la gestione di questo accumulo, no? La ricostruzione di un quadro coerente nato da una moltitudine di frammenti apparentemente spuri e, come dire, poco coesi, è non solo un gioco proprio di tassonomie, uno spacca 15, è un mercante in fiera estremamente indivertente e divertente, e a me interessa trasmettere questa forma di gioia al pubblico, ma è forse anche la fase fondamentale della procedura che precede l'opera. Altrettanto importante nella quarta fase, quella dell'installazione, è l'idea che la messa in scena di questo bubbone magmatico di ingerenze che possono arrivare dal cinema, dal teatro, dai videogiochi, dalla letteratura, dalla filosofia, dalle serie televisive, dai fumetti, dalla letteratura alta, bassa e quanto altro, devono diventare parte degli strumenti con cui il pubblico deve poter giocare. È un dato che la fotografia politicamente ci abitua e ci aiuta a comprendere quali sono le ragioni e soprattutto gli orientamenti della navigazione, della bussola, del sistema dei valori sociali dell'Occidente e forse anche oltre.